Bella a tutti ragazzi, qui da Plant Safety ed eccoci qui con un nuovissimo video su come scaricare Crash Team Racing per la PSP. Allora, Crash Team Racing sarebbe quel gioco di corsa di Crash Bandicoot per PlayStation 1 che non capisco perché sul mio PC non, cioè quando metto il CD per avere il gioco non si può avere. Cioè si blocca proprio, ad un certo punto comincia a bloccarsi, senti il computer che fa così, insomma, quel rumorino fastidioso di quando un PC fatica tra un po' ad accendersi. E niente, allora, un giorno accendendo la mia PSP e cazzeggiando, ho trovato questo Crash Bandicoot Team Racing. Cazzo, finalmente ce l'ho. Ed ora che l'ho trasferito sul desktop e così vi farò vedere su come scaricarlo. Allora, innanzitutto sto uploadando il file. Sono 300 mega. No, aspetta, quanto è? Sono 320 mega di gioco, pur compresso tra parentesi, non si può diminuire, quindi è così. Allora, una volta scaricato, dovete avere la PlayStation portatile modificata, avere un cavo USB che si attacchi dalla PSP al PC, accendere la PSP e adesso connessione USB. Allora, una volta che insomma siete entrati con la vostra PSP nel computer, facciamo applicata la per visualizzare i file. Allora, come ripeto, la PSP deve essere modificata, quindi andiamo su PSP Game. Se non esiste la cartella Game, creiamola. Oppure se non esiste la cartella PSP, createa. Comunque dovrebbe esistere la cartella PSP, quindi comunque, dicevo, andiamo su Game e spostiamo il gioco qui dentro. Spostate tutta l'intera cartella per sicurezza, non si sa mai. Anche se ci sono altri file, anche se serve solo le boot, ma comunque sia, metteteci tutti i file. Non, ripeto, non si sa mai. Non si sa se può funzionare, se con o senza gli altri file, però voi spostateli. È per sicurezza semplice, non perché pesa di più o pesa di meno, cazzo, non cambia niente. Adesso spostiamo, insomma, il gioco. E poi passerò alla PSP che vi farò vedere il gioco che funziona. Insomma, ecco, l'ho quasi finito tutto, quindi il gioco è piuttosto semplice. Io spero che stia scherzando, perché queste ore di tempo non ne accetto. Cioè, proprio, non le accetto proprio. Comunque, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Vabbè. Addirittura si è bloccata la cartella qua. Meglio. Ottimo, direi. Vabbè. Ok, alleluia, finito. Adesso passerò alla PSP. Allora ragazzi, eccoci qui, siamo passati alla PSP e purtroppo non posso registrare con il mio telefono perché si impalla, quindi ci sopporteremo un altro po' la videocamera di merda, quindi avviamo la PlayStation, andiamo sul gioco, memory stick, andiamo in fondo e troveremo CTR. Purtroppo non so perché si blocca sempre quel bocchino di telefono, quindi vabbè, potrei filmare con questa cazzutissima videocamera di merda.
Vabbè, la presentazione ha rotto i coglioni, quindi possiamo da giocare. Allora. Ovviamente scegliamo la lingua. Ora facciamo tipo avventura, carichiamo la partita. Scusate, allora me l'ho fatto prendere dalla mano. Allora, possiamo già cominciare a giocare. A quanto pare... Ah, sì, è vero. Ho ricominciato a rigiocare, quindi... Anche perché poi mi diverte a rigiocare questo gioco. Allora, il problema è che non so come guidare, quindi se voi vedete mi sto muovendo col pad, capito perché ho cambiato le impostazioni del giocare, ecco. Allora, partiamo. Come state vedendo, funziona. Non si blocca. E, vabbè, ovviamente sto catteggiando. Quindi vabbè ragazzi, avete visto che il gioco funziona, non si blocca, ve lo posso garantire perché ogni livello l'ho testato per ogni modalità. Ragazzi, per questo tutto, vi saluto anche la mia fotocamera di merda da 50 € comprata dai neri. Ovviamente questo aggettivo comprato dai neri non è un'offesa contro i neri, quindi non sono razzista, ho tanti amici neri, quindi ragazzi. Non pensate che Dragon è lì, Dragon è su, Dragon è giù, a parte che non me ne fotte un cazzo del vostro pensiero, quindi ragazzi, vi saluto, bella!